cult. Salve. Ah. Una frase cult. Che cosa devo dire? Oh. Ok. Oh. Una lì chi interpreta in questa io interpreto Frau Luke. Frau Luke. Ok. Oppure si può fare. Si può fare. Salve. Salve. Sta incravattando. Vuole la frase cult? Sì, una si può fare. Che potrebbe essere andata così. Una frase cult. La frase cult potrebbe andare peggio. Grande. La frase cult. Sì, del film. Lui è un Frankenstein. Ok. O no. Salve. Una frase cult. Cult. Taffe caro. Ok, perfetto. Salve. Buongiorno. Una frase cult. In carrozza. Ok, mi piace. Oh. No, ascolta. Dai, è un bel video. Ci dica qualcosa su questa esperienza teatrale. Esperienza cartellonistica. Come la definirebbe? In una sola parola. Non voglio dire umiliante, però un po' lo... No, dai, no, perché... dai, divertente, in fondo è divertente. Vero? Intanto riprendo il nostro camp. Yeah. Che si sta facendo fare la barba. Yeah. Yeah. Il primo caso in cui viene applicata anziché rasata. Yeah. Mi dica qualcosa alla camp. Questa ringa prima della fine dello spettacolo. Ok, fai. Poi volevo dare il destino a qualche, non c'è scampo più per me, però non me la sento. Oh. Vado a litigare con mascara. Va bene. E va poi bene. Ti urlo la frase calza. Va bene. Buongiorno, buongiorno. Siamo arrivati alla fine di questo viaggio. Cosa può dirci di questa esperienza? Finita. Vabbè. Non ci sono parole. Vabbè. Da Giulia di che sei simmetrica. No, che sono simmetrica. Sei simmetrica. Beh, grande artista di strada. Basta, finito il concerto. Io anche i baffetti più pronunciati stasera. Sì, sì, sono leggermente. Sono cresciuti durante il giorno. Eh sì. Qua abbiamo la torta. Abbiamo la torta di mele della nonna, che in realtà si è rivelata una torta di pesche. No? Albicocche. 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 Stamattina gli ho dato un paio, gli ho dato una manata sopra e mi è rimasta la bicocca tutta sulla mano. Abbiamo i cervelli, questo è il cervello abnormo. Questo è quello molliccio. A vedere. Sì, adesso. Che schifo. E vabbè. Cos'è che non ha capito lei della lezione? Non avrei capito la differenza tra sistema nervoso riflesso e quello volontario. Gli impulsi nervosi riflessi e volontari, per la precisione. Impulsi nervosi riflessi. Cioè, a questo punto noi siamo già dietro, no? E io direi che appena vedo i trabattelli e la lettiga che esce di là, facciamo, ruotiamo di 90 gradi per in senso antiorario per la scena dei cervelli. Okay. Questo è un riepilogo di ciò che accadrà dietro le quinte. Quindi ruotano i trabattelli neri, ruotano in senso antiorario di 90 gradi. Tanto rimane sempre nero perché c'è la cosa di... Dottoressa? Intervallo. E loro in quella scena dove entrare in mezzo al fluido. Allora inizio a comparlo di fase trucco Igor. Enorme trasformazione. Vi avviso, cambierà ben poco. Che cosa ridete? Sempre quel punto lì. Ok, bravo. Del rapporto orizzontale. Io ora lo sta. Sì, sono entrato qui. Secondo me è stato tutto un sostenersi di cosa. Perché il tardo. Sì, avete messo un bagno su. Qualche posto è fermato, sì. No, per me e per lui. Ah, no? No? Io e quello della. Ho deciso per il prossimo anno, dopo aver visto Inga. Ho deciso che il prossimo anno faremo la vita di Moana. Sì, soprattutto da far vedere alle scuole.
Tu lo fai Moana, no? Con Tamara Cesarotti. Ma metti anche l'audio. Ecco, così almeno poi tutti vedono. Quella ripresa lì mi ricorda molto il film Zoan. L'hai mai visto? Zoan, sì. Quando sei stato tu a tirare quello, si muove la telecamera. Oh, Ingo! Zoan è veramente... Grande Zoan! E allora sotto! Allora, il riflesso fuori con i capelli così. Sì, è tutto bello. Behind the scene. Qua ci sono le truccatrici che non si fanno mai riprendere. Io sono diverso, sono non mi batte nessuno. Dai, fatemi vedere. Dai, fatta anche tu. Notare il tocco fashion. Scarponcini e moda primavera-estate. Abbinate a un tubino color tortora. Con una maglia molto fine. Molto che fine, perfetto. E quest'anno andrà di moda questo caschetto nero, corvino, esatto, con frangetta. Perfetto, lei ha portato questa moda sul palco, quindi tutte sì, le ragazze che l'avranno vista con questa acconciatura da domani. Giri la telecamera anche. Bene, ok, ho fatto abbastanza. Sono molto impegnato a ripassare cosa dovrò fare dietro le quinte. Sta ripassando. Altre scarpe 20 centimetri. Eccezionale. Ok. Qual è la posizione migliore per lo spostamento dei trapattelli? Facciamo sempre la doppia presa. Quella, grazie. E così oggi anche lei sarà sul palco. Sì. Mi hanno dato la notizia esattamente 18 minuti fa. Ha provato a prendere le distanze, ma sì, non ce l'ho fatta. Beh dai, sarà un'esperienza fantastica. Assolutamente sì, ne sono convinto. Bene. Okay. Questa prima me la ricorderò. Sì, vero? Bene. Siete entusiasti? Molto. Il baffo disegnato correttamente, vero? Ho cercato anche di assottigliare leggermente le punte esterne. Tipo Capitan Uncino. Tipo no, Capitan Uncino girava un po' verso l'alto. Hai ragione. Tipo chi potremmo dire? Tipo il dottor Frederick Frankenstein. Tipo il dottor Frederick Frankenstein in Frankenstein Junior. Bravo. Io invece ho dovuto tagliare i capelli. Oh. Per adattare il cappello. Hanno sbagliato ad arare, dalle sue parti hanno sbagliato ad arare, sono passati solo in mezzo, e a est e a ovest invece hanno fatto una nord-sud e non ma perché poi ci devono passare i ciclisti, allora sali e scendi, capito? Candelabro cieco con gli occhiali. Vabbè. Oggi sì, quest'anno ha dovuto fare due, tre parti lei. Come l'ha trovata come esperienza? Non ho potuto vedere molto. Battuto alla grande. Non troppo entusiasmo, è rilassato? Sì, sono molto. Ma sono anche un po' deluso. No, perché? Perché oggi è l'ultimo. No, faccio il faccino triste da ultimo. E quindi lei oggi sarà in sala, si vedrà oggi un pezzo di spettacolo. Sì. Bello. Sì, il primo atto che è il secondo. Bello. Ed è contento di questa cosa, non vedeva l'ora. Questa ci piangeremo dopo. Torta della nonna. Torta di mele della nonna, mele marroni. Walk with sticks or roll around in their room.